Daniele Rezza oggi davanti al giudice, udienza di convalida del fermo, che cosa ha detto sostanzialmente? Sostanzialmente ha ribadito tutto quanto già detto al PM sabato. Lui dice: io ero nervoso, sono uscito di casa per sfogarmi, fare due passi. Per motivi di sicurezza mi sono portato dietro un coltello. Non l'ho mai fatto prima, l'ho fatto quella sera. Non avevo intenzione di fare alcunché se non sfogarmi, passeggiare, camminare. Incidentalmente incrocia Manuel. In quel momento dice: no, gli porto via qualcosa. C'è una discrepanza tra quello che è emerso e quello che racconta Daniele. Lui scende dal pullman, vede due agenti della polizia ferroviaria. E li avvicina perché non riesce più a sostenere il peso che si portava da un paio di giorni e lui dice: sì, devo confessare il fatto di aver ucciso un uomo 2 giorni fa. Senta, ma lei diceva era sotto effetto di cosa quella sera? Lui sostiene di aver bevuto parecchio nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio. Non esclude di aver utilizzato altre sostanze, pur essendo un consumatore abituale di cannabis, però non quel giorno. Come l'ha trovato quando stamattina è venuto in carcere? Allora, stamattina in carcere l'ho trovato molto più rilassato, ma già sabato, quando si era costituito, era molto più rilassato del giorno prima quando l'ho visto, era molto più sereno. Venerdì era Però venerdì non le ha detto nulla nulla, di non mi ha quello che era detto nulla. successo.